Apprezzamento per l'operato della magistratura dell'Aquila e delle forze dell'ordine, ma anche un appello ai cittadini aquilani affinché collaborino con le istituzioni nel contrasto alla criminalità organizzata che sta tentando di infiltrarsi negli affari legati alla ricostruzione della città. Il vicepresidente vicario del Consiglio regionale, Giorgio De Matteis, interviene a margine dell'operazione della Guardia di Finanza che nei giorni scorsi ha portato all'arresto di presunti affiliati alle cosche dell''Ndrangheta calabrese. La Procura aquilana sta operando in maniera eccellente nei termini di contrasto e di prevenzione delle infiltrazioni malavitose, coadiuvata dall'azione delle forze dell'ordine, la Guardia di Finanza che ha eseguito gli arresti, ma i carabinieri e tutte le altre forze dell'ordine, la Polizia di Stato, che stanno operando in questo modo, direi, adeguato alle necessità di una città che purtroppo fa gola a molti dei malavitosi in questo paese, in Italia, e bisognerà stare attenti affinché questo sia un territorio, come dire, non infiltrato da questa azione. Su questo è chiaro che anche i cittadini debbono vigilare insieme alle istituzioni in modo tale da essere un utile supporto alle forze dell'ordine e alla magistratura. Quindi un appello ai cittadini a collaborare, magari anche a stare attenti magari a delle offerte, a delle proposte troppo vantaggiose. Assolutamente sì, bisogna stare attenti, verificare con attenzione, segnalare se vengono rilevate situazioni anomale, in modo tale che si possa anticipare, prevenire ed essere, come dicevo prima, di ausilio e di aiuto alla magistratura aquilana e alle forze dell'ordine. Credo sia necessario, assolutamente importante, per preservare questo territorio come lo è stato fino ad oggi sostanzialmente, preservarlo dalle infiltrazioni che nessuno di noi vuole per i prossimi anni rovinino il tessuto sociale di questa città.